Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stefano fa l'elettricista e fattura 75.000 euro l'anno. Tolto il 14% di costi forfettari, ha un imponibile previdenziale di 64.500 euro. Come Andrea, anche lui elettricista, però assunto da un'azienda. Guadagneranno la stessa cifra? E no, perché Stefano con la flat tax porta a casa circa 40.500 euro l'anno, mentre Andrea, dipendente, si deve accontentare di meno di 31.000, quasi 10.000 euro di tasse di differenza che sollevano il tema dell'equità contributiva. La prima cosa che salta agli occhi è che con la flat tax si applica un'imposta sostitutiva, cioè un'unica aliquota a prescindere da quello che è il livello reddituale. Con la tassazione normale, maggiore è il reddito e maggiore sono le imposte da versare utilizzando quella che è la progressività e non un'unica aliquota. Circa il 60% dell'IRPEF o del gettito IRPEF deriva da lavoratori dipendenti e da pensionati. Certo, non è solo un tema di guadagno, ma anche di qualità del lavoro. Gli autonomi che grazie alla flat tax avranno un netto più alto continueranno infatti a non avere ferie, malattie, tredicesima e TFR. Un bel risparmio soprattutto per i datori di lavoro, con il rischio che aumentino le finte partite IVA. Dicendo oggi come lavoratore dipendente hai 1.500 euro di retribuzione. Se invece apri una partita IVA e svolgi la medesima attività, anziché di 1.500 euro posso dartene anche 2.500 o 3.000. Paradossalmente, raddoppiando lo stipendio, il vantaggio è sempre a favore del datore di lavoro. Anche perché con il lavoratore autonomo l'impresa sfugge da quella rigidità lavorativa rappresentata dai contratti. Quando trattasi di lavoratore autonomo, in qualsiasi momento l'azienda può tranquillamente rescindere il contratto di lavoro autonomo anche senza nessun tipo di giusta causa, cosa che invece serve necessariamente per interrompere il rapporto con un proprio dipendente.